Le domande, uno degli argomenti più gettonati da parte di diversi ascoltatori, abbiamo già parlato della situazione contrattuale di Caceres. Altri giocatori che arrivano in scadenza di contratto e dei quali sarebbe bello avere notizie sono ovviamente Barzagli e De Vrij, che sono molto richiesti dagli ascoltatori, notizie su loro due. Io ci aggiungerei anche Padoin, no? Che è il terzo che va a scadenza poi insieme a Caceres, di cui abbiamo già parlato. Sì. Il Che notizie ci sono su questi? quarto è Rubinho, ma credo che non verrà rinnovato il contratto al portiere brasiliano. Allora, per quanto concerne Barzagli, per quanto riguarda No, il Barzagli, nome io Rubinho credo. mi fa sempre sorridere. Tra l'altro ha vinto tantissimo. No, per quanto Caceres riguarda Barzagli, io credo che dubbi sul suo rinnovo non ce ne siano, nel senso che da quanto filtra questo dello Ferraris. Per almeno un 1 più 1, io credo che, quindi un annuale con opzione per l'anno successivo, credo che dubbi appunto ce ne siano e potrebbe addirittura esserci una conferenza stampa col presidente Andrea Agnelli in stile quello che abbiamo visto con Marchisio, con Bonucci, quindi per dargli un giocatore che sta bene, importante, chiaro, non è più un ragazzino, ma la sua importanza anche fuori dal campo è imprescindibile per far crescere i migliori dei modi Daniele Rugani, questo pensiero dirigenziale. Per quanto riguarda Patrice Evra, dico, dipende tutto da lui. Se comprende che deve giocare solamente 20-25 partite l'anno e che Alexandro appunto il futuro, da parte di Juventus credo che non ci siano grandissime remore. Però quando parliamo di Patrice Evra, parliamo di un campione e i campioni, pur avendo 34 anni, vogliono giocare. Quindi Vero. è molto la situazione Evra non è sicura, cioè nel senso non è ancora certa, ma le parti si aggiorneranno con tranquillità, c'è un bel dialogo in atto, vedremo se sposerà la fumata bianca. Padoin al momento non ho segnali di rinnovo. Quindi Quindi comunque diciamo Barzagli sì, Barzagli sì, addirittura uno più uno dicevi Barzagli? è uno più uno, da quello, le ultime sono quelle, ma non dubbi, credo che proprio sarà questione di settimane. Barzagli sì, Evragni, Padoin no. Padoino. Ovviamente poi andrà a finire con Padoin sì, Evra no, Padoin no. In quel caso verrai fustigato sulla pubblica piazza perché sappiate che sarà colpa di Romeo Agresti se va in maniera diversa da come è stato pronunciato. Un altro argomento che tiene banco in questi giorni, anche su questo sono arrivate diverse domande da parte dei nostri ascoltatori, è l'argomento Allegri. Sappiamo che la fonte che in questi giorni ha riportato il suo eventuale passaggio a Chelsea sappiamo non essere certamente delle più attendibili, perché è un tabloid inglese, il Sun, ne sparano già tantissime. Però, insomma, forse visto che anche da parte sua non c'è assolutamente, c'è un mi interessa la Juve, mi interessa il presente, ho un contratto, ovviamente, ho un contratto ancora per un altro anno, però non c'è mai un assolutamente l'anno prossimo sarò il futuro allenatore. C'è l'attendibilità di queste voci, c'è la minima possibilità, per esempio, che l'anno prossimo Allegri non sia più l'allenatore della Juventus e che la sua esperienza sarebbe, se posso dire la mia, un vero peccato, duri solamente 2 anni sulla panchina della Juventus. Questa è un'altra grande domanda. Allora, mettiamola così. Io credo che Allegri sia allettato dalla prospettiva di fare un'esperienza in Premier League. Lui, dopo che viene esonerato dal Milan, la prima cosa che fa, parte per Londra, va a perfezionare l'inglese, anzi va a imparare l'inglese e soprattutto va a cercare di capire la cultura calcistica della Premier League. Quindi che la Premier League affascini Massimiliano Allegri è un dato sicuro. Che lui sia destinato a rimanere sicuramente anche la prossima stagione a Torino, non ci metto la mano sul fuoco, minimamente. Segnali d'addio al momento, però di attenerci alla cronaca, non ce ne sono, è una partita aperta. Ragazzi, se ti chiama Manchester United o Chelsea, il pensierino ce lo fai, perché comunque sono grandi panchine, Premier League appunto è un campionato che lo intriga. E anche dal punto di vista monetario sarebbero belle offerte. Per cui ci sono segnali del fatto che il Chelsea stia monitorando attentamente uno tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Questo lo so per certo e credo che lo stesso Massimiliano Allegri sappia di essere oggetto di desiderio di Roman Abramovich assieme al tecnico salentino e non solo, vedi Diego Pablo Simeone. È una partita aperta. Massimiliano Allegri non è Antonio Conte dal punto di vista della comunicazione, non lascia trasparire le sue emozioni.
non si mette a fare il giochino, rimango, lui dice la cosa che bisogna dire in questi momenti, ho un contratto con la Juve, penso alla stagione, e basta, non vedremo. Detto questo, bisogna monitorare queste sirene, anche perché poi se lui dovesse rimanere alla Juventus dovrebbe rinnovare il contratto, cioè non è arrivato, non arriverà mai ad allenare la Juventus con un solo anno in scadenza, però anche qua segnali di rinnovo attualmente non ce ne sono, anche perché lui è rinnovato al termine della passata stagione. Però se mi consenti, ha rinnovato per un solo anno, per un anno solo in più rispetto a quello che era il contratto. Io già lì avevo avuto qualche dubbio, no? Come quasi di uno che non voglia legarsi a gennaio a riparlare dello stesso argomento praticamente. Mi aspettavo, non so, magari altri due anni in più, perché comunque. Ma quella pensa che sia una scelta societaria, Alessio. Perché ma Allegri, secondo me, è un allenatore che veramente potrebbe aprire un ciclo importante nella Juventus, un ciclo anche 4, 5, 6 anni. Sarebbe veramente un peccato che la sua esperienza. Sono totalmente d'accordo, ma bisogna capire cosa intende fare lui, perché se tu senti magari di essere nel momento giusto per fare un'esperienza all'estero, all'apice della tua carriera, verso i 50 anni, ci può stare che decidi di prendere il treno. Viceversa, se ti senti Carlo Ancelotti della Juventus, rimani 6, 7, 8 anni, apri e chiudi un ciclo, apri e chiudi un ciclo. Io credo che lui sia un allenatore che abbia poi anche lo stile Juve ai microfoni, un allenatore perfetto, mi sembra, per questo quadro dirigenziale. Si parla spesso del miglioramento dei singoli rispetto alla prima parte della stagione, ma si parla poco di come Allegri abbia gestito tutto questo, no? Perché era stato accusato di essere un allenatore da gestione del gruppo e non da plasmare un gruppo, diciamo, nuovo. Ha dimostrato tutto il contrario, perché quest'anno è stata una squadra completamente rinnovata e lui l'ha proprio plasmata questa squadra da zero. Però bisogna fare anche i calcoli, Davide, poi con quello pensiero dirigenziale, nel senso, se io ti chiedo un trequartista e tu non me lo prendi, può anche stare che poi io quest'anno voglia valutare altre cose. Me la leggo al dito, dici, no? Vabbè, se lo prendi non è che non lo prendono per fare uno scherzo a lui, insomma. Assolutamente, però comunque credo che anche da quello che mi risulta, anche la cessione di Coman non è che abbia fatto impazzire molto Allegri. È bravissimo Massimiliano Allegri a plasmare le squadre e quindi riesce a farsi scivolare tutto addosso, ma magari è lecito che lui chieda qualcosa sul mercato e che dal mercato poi passi anche la sua voglia di rimanere sulla panchina di Juventus. Io, per come sono fatto io, i giocatori che vogliono andare altrove, tenerli per forza non esiste proprio. Cioè, Coman ha già dimostrato anche con tutte la miriade di dichiarazioni. Ti ho citato Coman, Davide, ma ti ho citato un quadro che si è formato alla fine del mercato che secondo me non combaciava con l'idea di Allegri. Ah, sono d'accordo, Allegri, per carità. Ragazzi, Massimiliano Allegri vuole giocare col 4-3-1-2, non lo può fare perché ha Pereira, Rotto e Bernanes, un giocatore che sta deludendo e lui vede come regista. Poi, che lui sia bravissimo a far rendere questa squadra nel 3-5-2 è un dato che va associato appunto alla bravura di questo allenatore che secondo me, assieme a Carlo Ancelotti, dal punto di vista tattico, è il più preparato tra gli italiani. Ecco, scusa.